Benvenuti a tutti quanti sul mio canale, l'Idraulico H24. Voglio fare un saluto speciale ai miei piccoli fans che quando mi vedono sullo schermo del display del papà o che sia, loro sono molto entusiasti di vedere cosa faccio e cosa dico. Anche per strada mi è capitato che un bambino mi ha riconosciuto e ha gridato: "Guardate papà, papà, guarda, c'è l'Idraulico H24, quello dei video." E sono a Torino, sembrerebbe una cavolata, anche se ho pochi fans, tra virgolette, sono ancora già ben conosciuto già a Torino, quindi sono molto contento. Boh, chiusa parentesi, volevo aprire una parentesi nuova sul condizionamento. Condizionamento in che senso? Oramai il condizionatore non viene più utilizzato in questo periodo e consiglierei, prima di metterlo a riposo, di fare un'ottima pulizia di tutta la macchina, sia esterna che interna, e una sanificazione dei filtri interni, che quelli lì praticamente fungono da filtro dell'aria che noi respiriamo attraverso il condizionatore. È vero che a fine stagione bisognerebbe tirarli fuori, lavarli sotto l'acqua fredda e non solo, sanificarli con degli spray specializzati. Specializzati in che senso? Che hanno un alto tasso battericida, cioè che ammazza i batteri che ci sono, che si annidiano sopra questi filtri qua e anche sopra la macchina. Infatti viene applicato questo spray sopra questi filtri qua. E cosa fanno? Si lascia a riposo 15 minuti la macchina, dopo che si accende, si fa girare per altri 10 minuti, che faccia che sì, che sto spray e tutto il disinfettante possa entrare sulla macchina e sanifichi tutto quanto, anche quell'acqua di residuo che rimane nella vaschetta del condizionatore, che è la condensa, quella che voi vedete a volte uscire dai bidoni. O anche volete vedete magari uscire da quello che avete voi praticamente fuori sul balcone, di solito si mette il bidoncino o qualsiasi altro recipiente che raccolga la condensa per poi buttarla via. Si consiglia che la condensa non usatela per il ferro da stiro, perché non è acqua distillata normale, è acqua distillata con degli elementi dentro che sono nocivi. Non so, non entriamo nel particolare, però nocivi in che senso? Nocivi per il vostro ferro da stiro, perché l'acqua distillata è priva di sali, invece queste qua sono privi di particelle di rame e di alluminio che potrebbero andare a intaccare la vostra caldaia, cioè caldaia con quelle stirate praticamente. La caldaia sarebbe la parte che fa il vapore del vostro ferro da stiro. Quindi, però è molto buona per alcune piante, tipo l'oleandro, molto buono per tutte quelle piante che hanno bisogno di ossidi di ferro, ossidi di rame, ossidi di alluminio, come anche il geranio, scusate, dimenticavo il geranio che è molto importante. Certo, non ne hanno dato in quantità industriale, ma giusto per bagnarlo va bene, va bene. Ok, un'altra cosa importante, vi consiglierei, se è possibile, se è sempre possibile ed è consigliabile, anche staccare l'interruttore praticamente del condizionatore, cioè non fargli arrivare più corrente al condizionatore. Perché questo? Perché durante la notte, durante il giorno si hanno dei picchi di corrente. Questi picchi vanno ad intaccare la centralina che ha un condizionatore, quindi la scheda elettronica, e quindi potrebbe lesionarla e permettere al condizionatore di non funzionare più bene o funzionare male, o del tutto non funzionare per niente. Quindi è sempre ben consigliato avere un interruttore a parte per il condizionatore, perché io tiro via corrente, non si accende più, non c'è più rischio che giri corrente nella macchina e la macchina la salviamo da quella parte di là. Poi è sempre ben utile, anche se non è obbligatorio, coprire la macchina esterna, nel senso, mettergli qualcosa che lo eviti, perché eviti che la polvere più che altro vada a intaccare la macchina, perché non è che gli faccia del male, però al momento che voi magari state, scoppia una giornata di caldo in piena estate, voi l'accendete, vi dimenticate di fare la pulizia oppure la manutenzione la spostate più avanti, c'è che questa polvere qua intasi il radiatore, la parte esterna che vedete voi che colore alluminio, a volte si vedono anche un tubicino interno di rame, è quello praticamente che permette a fare il ciclo frigorifero della macchina e quindi dia al massimo rendimento. Basterebbe anche un semplicemente sacchetto ben imballato, tutto quanto, e che la tenga ben protetto, anche se le macchine sono abituate a star fuori a prendere acqua, cioè la pioggia non gli fa niente. Certo, se quello voi le prendete, queste macchine qua le immergete dentro l'acqua, vanno in corto sicuramente, ma la pioggia è fatta in modo che non entra nelle parti delicate del compressore, del condizionatore, la parte, diciamo, l'unità esterna, diciamo. L'unità interna è consigliabile sempre fare le varie pulizie come ogni anno, sanificazione, controllo la pulizia della scocca, che
che uno non se ne accorge, magari se uno ce l'ha situato in cucina, anche se uno cucina non tanto, quello lì aspira sempre dei fumi, quindi aspira sempre un po' di grasso, un po' di unto, un po' di polvere. Quindi se uno fa una bella pulizia, la giusta pulizia permette anche avere un'ottima resa del condizionatore, della macchina in unità interna, e praticamente avere sempre qualcosa di pulito. Pulito, quindi aria pulita, niente di particolare, che possa sentirsi degli odori, che a volte può capitare che alla nuova stagione che è entrante, il primo caldo uno accende e sente delle puzze. Questo perché non è stata fatta la sanificazione della macchina, cioè la pulizia completa e la pulizia dei filtri, mediante degli spray che vengono messi dopo il lavaggio attraverso l'acqua fredda, dei filtri vengono smontati, vengono messi sotto il rubinetto, lavati sul rubinetto, ci vuole anche uno spray. Praticamente sanificante, niente spari quelli che profumano perché non servono a niente. Ci sono dei batteri, bisogna ammazzarli, bisogna distruggerli. Questi batteri qua possono anche crearvi delle allergie. A volte uno magari era raffreddato, questo condizionatore girava e si è aspirato i batteri perché è un nido di batteri dove c'è il condizionatore. Non sono quei batteri nocivi, però diciamo che se uno lo tiene molto pulito, evita di propagarsi di questi batteri. E poi se fa la pulizia mediante questi spray qua è molto meglio. È sempre meglio farlo più volte ogni stagione estiva, tipo una volta al mese. Bisognerebbe farlo questo spray, con questi spray qua che ammazzano i batteri, così evitiamo contagi, influenze, tutte le cose là che possono dare fastidio alle vie respiratorie, raffreddori e quant'altro. Io ragazzi vi lascio con questo altro video, spero che i miei piccoli fan si divertano e ve lo dico una cosa, il bicarbonato l'ho trovato alla fine, era nascosto dietro e non l'avevo visto. E quindi voglio salutare un po' tutti i miei piccoli fan che mi vedono anche per strada e mi salutano e i miei grandi fan sperando che si accorgano che sto dando dei consigli utili e che possono servirgli in futuro. Poi sono sempre contattabile sulla mia pagina Facebook Termimpianti e sono anche contattabile su Instagram. Sono sempre Termimpianti o Idraulica H24 su questo canale. Lasciate un like e iscrivetevi, perché così ogni volta che faccio un video, ve lo ripeto sempre, avrete le mie notifiche che vi vengono fuori sul telefonino, sul tablet, su qualsiasi cosa che è connessa al vostro account. Quindi un pollice in su se vi è piaciuto, un pollice in giù se non vi è piaciuto il video e un saluto speciale di nuovo ai miei piccoli fans e a tutti quanti voi. E vi dico ancora una cosa, ricordate che l'idraulico H24 è qua per voi. Ciao ragazzi!